Allora, Partito. in chat trovate. Buonasera a tutti e a tutte. Sono Alessandro del Pugro Vigo. Oggi presentiamo un talk a quattro mani, mio e di Giuseppe Morelli. Ora noi, io farò un piccolo cappello su quello che è Docker, un po' di storia e un po' di contorno. Dopodiché passiamo alla parte pratica con Giuseppe. In chat trovate due link, Question and Pulse, dove potete andare a inserire domande e dire a Giuseppe, che dopo fa la parte pratica, quale demo volete per prima, se Laravel, Sirius, Magento, Akeno, Strapi e così via. Vi ricordo che la serata è registrata, quindi troverete il video sul canale del Grusp in un secondo momento. E se fate interventi o se vi apriamo il microfono durante la diretta, ricordatevi che siete registrati. Lo staccheremo durante le question alla fine, comunque, solamente per avvertirvi come disclaimer a voce. Allora, confermatemi in chat che tutti quanti vedete le mie slide, in maniera tale che possiamo cominciare. Ok, perfetto. Allora, io posso iniziare. Allora, noi siamo il Pugro Vigo, non abbiamo particolarmente bisogno di presentazioni, c'è chi ci conosce, comunque siamo un Pug piuttosto piccolo, nato nel 2019 da un gruppo di conoscenti, amici e colleghi. Passo subito alla parte di presentazione. Allora, qua lasciatemi iniziare con una battuta. Allora, stasera parliamo di Docker. Docker è uno strumento pensato soprattutto per gli sviluppatori, vediamo dopo come è nato. Io ci sono caduto dentro con l'utilizzo di un tipo di sviluppo che si chiama HDD. HDD sta per Hipster Driven Development o Hype Driven. È una battuta per dire che io sono un curiosone e vado spesso e volentieri a fare dei test. Con Docker mi sono trovato bene. Vi consiglio non di tenerla come driver per il vostro lavoro, però come driver di curiosità è sempre piuttosto proficuo. Come dice il sottotitolo che abbiamo messo insieme a Giuseppe, parliamo di non tanto di virtual machine contro container, adesso questa è per darvi un contesto, ma tanto soprattutto di container. Però non si può parlare di container senza parlare prima delle virtual machine. Perché lo dico? Perché spesso volentieri si tendono a sovrapporre. La prima cosa che vi devo dire è che, e lo vediamo adesso, tra poco insomma, i container non sono virtual machine, non emulano nulla, sono un sistema di compartimentazione. Risolvono problemi simili, hanno casi d'uso che si sovrappongono, ma non risolvono lo stesso problema. Partiamo con le virtual machine. Okay, faccio una breve storia. Le virtual machine partono grossolanamente intorno agli anni 60. IBM mette sul mercato S360 e in quegli anni l'informatica, chiamiamola commerciale, era nata da pochissimo, pochissimo tempo. Quando si è cominciato a svilupparsi, voi comprendete che lo è ancora oggi una cosa artigianale, la programmazione, no? E quindi si è deciso di introdurre un concetto di hypervisor, quello che noi oggi chiamiamo hypervisor. Era un sistema di emulazione, abbastanza grezzo all'epoca, in cui un sistema operativo guest, si chiama OS 360 proprio per questo perché era a 360 gradi, era in grado di ospitare del codice che non era fatto per lui. Okay? Questo è il primo passo che viene fatto nella virtualizzazione. Successivamente, inizia anni 2000, non ricordo esattamente la data, cominciano a presentarsi dei sistemi di virtualizzazione che consentono di accelerarla la virtualizzazione, cioè di non essere totalmente schiavi dell'emulazione. Sapete bene che l'emulazione è molto pesante, poco ottimizzata, e dà la possibilità di migliorare queste prestazioni, no? Cioè, che conosciamo tutti quanti, VTX e AMTV. Successivamente, ad oggi, con l'avvento di tutte queste tecnologie, noi vediamo che abbiamo un sistema abbastanza nutrito di hypervisor. Ne cito alcuni, KVM, Xen, VMware, Hyper-V, sono tutti sistemi che oggi sono ben piazzati sul mercato, però non risolvono tutti i problemi, anche perché
È molto interessante far notare, come qualcuno ha fatto notare, che di fatto l'hypervisor, per come è concepito da questo tipo di sistemi di virtualizzazione, è quasi un code smell. Perché? Perché andate a creare un'infrastruttura al vostro sistema, andate a sovrapporre qualcosa a un altro sistema, andate a duplicare anche librerie, a duplicare tante cose che fanno parte del sistema operativo. Solamente per darvi un'idea, se noi sopra ci mettiamo due Ubuntu, questi due Ubuntu hanno due file system diversi, hanno tutto quanto duplicato, e da questo punto di vista oggettivamente è uno smash, no? Capite dopo perché utilizzo lo smash. Lo smash è, se volete, è una maniera un po' forzosa, però per dare l'idea di quello che poi vogliamo poi portare avanti con i container. Vediamo un attimo la storia dei container. I container nascono, o diciamo non proprio nascono, ma comincia a prendere forma l'idea intorno all'82, quando il BSD viene creato il comando chroot, il comando chroot che fa riferimento chiaramente a una chiamata di sistema del kernel. Io non so quanti di voi conoscano chroot o che l'abbiano mai utilizzato, comunque è relativamente semplice, consente su un sistema operativo Unix-like, poi tutti gli Unix hanno il chroot, di cambiare la route da quella attuale a un'altra route. Può essere utile per sostanzialmente tre motivi. Non mi fido del codice, quindi trust, per effettuare delle build, perché quelle build in Unix hanno dei riferimenti a librerie. Questi riferimenti a librerie, se sono in un sistema operativo sporco, diciamo, cioè quello in cui lavora lo sviluppatore, potrei dimenticarmi di portarmi in giro del materiale, potrei non testarlo correttamente, per esempio, no? E poi ovviamente è isolato, quindi si possono fare meno danni là all'interno, no? Successivamente si fa un passo ancora avanti, sempre con BSD, questa operativa di BSD, viene creato jail, che è un'altra chiamata di sistema che però consente anche la delega di gestione e di controllo sulla macchina. Comincia ad aprirsi le porte per quello che è per applicazioni su Internet Service Provider. Capite bene che riuscire a confinare qualcosa all'interno del sistema operativo, poterlo duplicare, non mi crea troppo overhead, o comunque è una cosa che io ho integrato all'interno del kernel, e questo mi consente di avere prestazioni maggiori e più d'utilità di utilizzo. Successivamente, negli anni a venire, nel 2005, Solaris introduce Zones. Zones è una serie di altri tool che poi evolvono in qualcosa di più omogeneo e di più concreto, perché una volta Solaris supportava solo Solaris, poi vengono introdotti altri sistemi operativi e così via. Anche questo è un supporto del kernel, piuttosto avanzato, si cominciano a creare delle sandbox per poter far girare altri software, altri sistemi operativi, però contemporaneamente continua a non essere particolarmente diffuso. Perché? Perché oggettivamente Solaris è una soluzione abbastanza di nicchia. Okay? Poi Solaris in quel periodo non spinge particolarmente e dà possibilità e ispirazione a sistemi operativi come Linux, quindi Ubuntu, tutti quelli Linux-like, di introdurre tre elementi fondamentali per il funzionamento dei container. I container si basano su questi tre elementi: namespace, cgroups e sistemi operativi che supportano il copy and write. Allora, cosa sono questi tre strumenti? Io ve li dico grossolanamente dal punto di vista di un programmatore che non fa sostanzialmente il sistemista a tempo pieno. I namespace servono per compartimentare le chiamate di sistema. Con i namespace io posso andare a costruire un gruppo di chiamate che rispondono all'interno di uno spazio dei nomi, come si fa per un qualsiasi linguaggio. Ma in realtà è che quel processo che utilizza i namespace è isolato da questo punto di vista. Accanto vengono messi anche i cgroups. I cgroups, cioè control groups, servono per consentire al sistema operativo di limitare un determinato processo. Posso limitare CPU, memoria e utilizzo del disco. Con i cgroups posso, insieme ai namespace, andare a creare dei limiti a quello che il processo può fare. I copy and write, invece, cosa creano?
Docker utilizza, se non ricordo male, l'UFS, poi ce ne sono altri tipi, molti altri, che emulano la stessa cosa, mi consentono di creare dei file system layer. Cioè, costruisco uno sopra metto uno sopra l'altro degli altri file system, li unisco, monto delle cartelle in maniera tale che appaiono come uno unico. Vediamo dopo a cosa serve. Qualche anno dopo nasce un'azienda che inizialmente si chiamava .cloud, adesso si chiama Docker, okay? Si è chiamata con il nome del proprio prodotto. Docker è una soluzione abbastanza specifica, esistono altri engine. Adesso Docker è un demone, okay, con tutti quanti i suoi tool, e vi consente di creare appunto questi container. Esistono altri supporti per i container che hanno altri strumenti. Io qua ne ho segnati alcuni, c'è l'Elixir, c'è l'ANSI, c'è il CRIO che è più utilizzato verso i sistemi che per esempio utilizzano Kubernetes, è una cosa alla quale Kubernetes si sta migrando, Container che è costruito sopra per esempio l'ANSI, c'è Rocket, ce ne sono di vari e vedete che c'è una freccia che indica più alto livello, meno alto livello, perché ci sono alcuni che sono più verso il sistema e altri invece che sono più verso la parte bassa, no? Scusate, verso la parte alta, quindi più facile da gestire. Docker mette a disposizione alcuni strumenti. Okay? Docker è un demone, attenzione perché ce ne sono altri che non sono basati su demone. Okay? Docker ha un suo demone, un demone che gira come root perché ha bisogno di funzionare con privilegi elevati. È possibile averne anche un'installazione con privilegi meno elevati, però sono un po' customizzazioni di fatto, quando lui parte lui dovete richiamarlo con sudo, per esempio se usate Linux o con Administrator se siete su Windows. Attenzione a una cosa, io prima sono stato abbastanza preciso nel parlarvi dei tre cardini che utilizza Docker, cioè i cgroups, namespace e i copy non write come file system, perché questo Docker sfrutta appieno le potenzialità del kernel di Linux. Questo vi giustifica perché su Windows o su Mac è più lento, perché in quel caso lì è emulato, tra virgolette, okay? Utilizza qualche altro tipo di supporto. Una volta, se voi utilizzate Docker da un pochino più di tempo, vi sarete accorti che su Windows una volta veniva creata una macchina virtuale, VirtualBox, e veniva utilizzato lì dentro il kernel di Linux. Stessa cosa viene fatto per esempio sui BSD che non hanno il kernel di Linux, quindi viene prima installato VirtualBox e viene fatto girare sopra una macchina e viene utilizzato il kernel di Linux da lì. Quindi è strettamente legato al kernel di Linux, ok? Docker ha una serie di comandi, io qua ve li ho riassunti, è legato anche agli articoli che vi ho lasciato prima, nella slide precedente, cioè gestisce degli image format, cioè lui ha un suo formato di immagine, è in grado di costruirli questi container, perché i container, cioè per quando si parla di container, si parla dell'istanza che è stata configurata, mentre l'immagine è il disco che ha la macchina, ok? Gestisce le immagini, può gestire le istanze, può gestire immagini condivise, ok? Quindi è possibile creare delle immagini che poi vengono, tra virgolette, pubblicate su un repository chiamato Docker Hub. Ce ne sono anche, oltre a Docker Hub, ce ne sono anche altri, che si possono installare on-premise, che sono delle specie di registry, ok? Anzi, specie, sono dei registry, come lo è NPM o come lo è Packagist, per esempio, per PHP. E poi in grado di farli girare oggettivamente. Però ricordatevi che quando vi dico far girare un container, non facciamo altro che effettuare lo spawn di un processo. Dopo vi faccio vedere velocemente di che cosa parlo. Quindi il Docker Engine, insieme al suo demone, cosa fa? Fa partire un processo, non fa partire tutta una macchina, fa partire solo un processo, lo confina tramite namespace, lo limita tramite i cgroups, ok? E sotto, vedete, c'è lo stack di una serie di immagini. Perché ve l'ho fatto così? Ve l'ho fatto così semplicemente perché voi dovete immaginare la vostra immagine come un
un insieme, un aggregato di altri file system. Perché UnionFS fa esattamente questo, lui prende una serie di file system e li unisce insieme in maniera tale che sembrino uno solo. Perché fa questo? Perché in questa maniera voi comprendete che posso prendere sotto l'immagine di una macchina, scriverci e farci le mie modifiche, ok? E quello che io ho fatto sopra è solamente quello che io su quale ho lavorato. Sopra io potrei costruirci altre macchine che hanno questi in comune, ok? Quindi questo sistema layer è molto molto potente, ok? Perché vi dà quasi, qua adesso dico una bestialità, me la perserete, me la perdonerete, fortunatamente siamo in remoto, quindi non ci sarà nessuno che mi picchia fisicamente, però è un po' come se voi aveste la possibilità di effettuare l'ereditarietà su una macchina, su questo, non soltanto sul processo, ma su questo sistema operativo. Quindi voi potete prendere un Ubuntu, quindi eredito, tra virgolette, da Ubuntu, e sopra ci costruisco quello che devo farci girare sopra. E in quel caso Ubuntu è il mio host, però ricordatevi che sotto c'è sempre il kernel di Linux e sotto ho sempre un kernel, ho sempre il mio kernel, è il mio kernel che sta facendo girare le cose e sopra ci sono dei processi, solamente sono containerizzati. Docker fa esattamente questa magia qua. Ok? Adesso io vi faccio un piccolo esempio al volo, ok? Vediamo se riusciamo a farlo in maniera abbastanza. Ditemi se non si vede, ok, lo ingrandisco un altro po', lo ingrandisco un po' meno perché sennò non lo copio io. Mkdir test node, ok, faccio una macchina, test node, ok, faccio una macchina, voglio fare una macchina con node e voglio fargli girare sopra un piccolo processino. Che cosa faccio? Io devo, la prima cosa che faccio è creare un Dockerfile, ok? Vai. Ok, il Dockerfile, io adesso sto facendo tutto quanto a braccio, non ho preparato granché, anzi forse era meglio se mi aprivo un esempio per non tenervi troppo, attaccati. Mi preparo qua questa parte qua. Comunque qui dentro io scrivo from node, per esempio, io voglio tirarmi fuori node, ok? Work dir, signore. Vuol dire, lo chiamiamo application, per esempio. Forse è meglio che rimpicciolisca un attimo perché se no ci stiamo più. Ok, copy. Allora, io creo una. Adesso non so quante dimestichezze abbiate su Node, però io voglio creare una piccola applicazioncina Node. Qui all'interno mi creerò, adesso lo creiamo, un'applicazione node, ok, la copiamo in application slash app.js, ok? Una cosa semplicissima, ok? A questo punto dico cmd, ok, app.js, ok? Allora, io sto definendo un file, sto dicendo prendo l'immagine di Node, che è un'immagine pubblica, ok? Adesso ve la faccio vedere sul registry, gli dico guarda che la tua working directory è questa qui, application, ok? Dopodiché gli dico copia da locale, cioè dalla mia macchina host, copio app.js all'interno dell'immagine che sto creando e poi il processo che devi far girare è questo. Questo è il processo che farà girare Docker, ok? Dopo aver, e quelle prima sono la preparazione della macchina, ok? Salviamo. Ok, facciamo vapp.js. Okay. Adesso io qua prendo dopo vi spiego cosa ho fatto. Okay. È un esempietto semplicissimo. Copia. Colla. Adesso qua cancello un po' di roba. Guardate, l'esempio l'ho proprio rubato a piene mani, hello, da un sito qualsiasi, eh? Quindi non c'è nessuna, no, non ho la tastiera americana. Ok, a questo punto io mi aspetto che
il mio Docker, ok, adesso Docker si chiama con un comando che dovete trovare tra i vari sistemi che si chiama Docker. Adesso qua devo fare un build meno t, perché diamo un nome all'immagine, lo chiamiamo test node, ok, punto. Adesso vediamo se abbiamo avuto fortuna. Allora, vedete, la prima cosa che fa, vedete, from node, e comincia a eseguire il primo step. Bene, lui l'immagine non ce l'ha in locale, allora comincia a scaricarla, va bene? Adesso qua, secondo me, siamo abbastanza sfortunati, perché questa immagine è circa un giga e io non ho una grande ADSL. Quindi dovrò raccontarvi una favola dell'orso nel frattempo. Allora, vedete, l'immagine che io sto scaricando è composta, come vi ho fatto vedere prima nelle slide, vediamo, torniamo un attimo alle slide, ok, dai, vi ho fatto vedere, vedete, questa immagine è costruita su questi, che sono delle immagini, ok, adesso qua andiamo su Docker Hub Node. Questa è l'immagine di Node, per esempio. No, customizza, scusate, come sento il cookie, vedete? Semplicemente si chiama Node. Ed è composta, adesso io, ecco, la versione che ho tirato giù, chiaramente lui, non avendogli dato nessun tag, lui cosa ha fatto? Lui ha tirato giù la latest, cioè mi ha tirato giù l'ultima disponibile. Adesso lui, in questa maniera qui, andrà a, non adesso, andrà a prendere questo file, adesso è qui, si sta tirando giù l'immagine, speriamo che finisca anche velocemente. Si mette, gli dico che la working directory è application, io qua ho messo slash application, avrei potuto chiamarla in qualsiasi altra maniera, perché è indifferente, dentro la mia macchina, dentro il mio container, lui va a crearmi una cartella che si chiama application, la metto assoluta perché così non può perdersi. Prende da... Oh, signore. Ok. Scusate, ma ho la macchina che funziona male. Mi sentite, Alessandro? Sì, si sente. Okay. Ah, scusate, perché mi si è bloccato il mouse. Sì, ti sentiamo. Mi sa che ho alcuni problemi con me. Ok, vedete, ha tirato giù image load latest, cioè ha tirato giù l'ultima immagine. E l'ha costruita. Se io vado a fare sudo docker image ls, ok, ci dovrebbero essere un miliardo di mie, perché ci gioco spesso volentieri con questo strumento, ma dovremmo trovare anche node, anche il nostro node, test node, ok? Ci sta mettendo un po' troppo, ok, c'è. Scusate, rimpicciolisco un attimo, perché sennò non ci capiamo più niente, dovremmo trovare qua, vedete, 31 secondi fa ha creato node test di circa 936 mega. Quindi io adesso potrei andare a fare un sudo docker meno dp, e adesso vediamo che cosa significa. Nella porta 308080, ok, 8080, la chiamiamo test node, l'abbiamo chiamata test node, docker. Adesso io la mia immagine l'ho fatta partire, ok? Andiamo a vedere PS, vi faccio vedere, notare una cosa, Docker non sta, aspettate, ve lo ingrandisco, io non sto dicendo Docker status, ma sto dicendo PS process, ok? Mi ha creato questo processo, è in funzione, ok? E se guardate, scusate, app.js, è in ascolto sulla porta 8080, meno P che mi, allora, banalmente, meno D significa fanno partire come un demone, ok? Mi serve che parta come un demone, quindi fanno partire ed esci. Meno P vuol dire mappami la porta 3000 sulla 80, perché Docker gestisce anche la rete dei container. I container non utilizzano la mia rete, ma utilizzano un sistema a bridge per quanto riguarda Docker. È possibile configurarlo anche in altre maniere, però sono dettagli. Quindi io adesso mi aspetto che in localhost da me, vediamo localhost 2.3000, ok, me lo sposto qua, vedete, localhost 3000, ho il mio hello. Ok, adesso io non so, vediamo quanto, 22 minuti, mi sono dilungato anche troppo, quindi tra poco lascio la parola a Giuseppe, okay. Why up. Volevo solamente farvi vedere una cosa, io qua potrei dire,
Ah, scusate, ma esco un attimo. Scusate, quit. npm init -y, creo un package JSON a caso, ok? Adesso vado a dirgli npm init -sound, lo chiamiamo is -odd -save, ok? Giusto per mettergli un pacchetto a caso, ok? Dopodiché facciamo, prendo il docfile e qua potremmo fare anche copy.package.json/application/package.json cd/application, correggetemi se scrivo, run npm install. Con questi comandi qua, vedete che io gli sto dicendo alla build che ho fatto prima, adesso rilancio la build, dovrei farmi vedere delle cosine più interessanti. Vedete, nel docfile passa rollout.cd. Ah, sì, cd non esiste, perché c'è run cd, sì, in maiuscolo anche, così sono sicuro che va. Ok, vedete? Vedete, sta facendo tutti quanti i miei step e faccio facendo girare anche npm install. Vedete, mi ha costruito l'immagine. In questa immagine ha creato anche npm install. Cioè ha creato anche i contenuti di quello che mi interessa per far parte dell'applicazione se devo portare dentro altre cose. Quindi c'è una fase di creazione, la build, e una fase di run, che è il container. Poi il container ovviamente posso, e qua chiudo. Docker PS, vedete, posso anche stopparlo come fosse un normalissimo processo e poi cancellarlo ovviamente. Ok? In questa maniera Docker introduce una cosa molto importante, che è la definizione di strutture software, di strutture sistemistiche se volete, con codice. Quindi con qualcosa di con il codice come definizione posso andare a ricostruire le mille volte quante volte voglio e soprattutto in maniera riproducibile. Adesso io passo la parola a Giuseppe e chiedo scusa per il dilungamento. Giuseppe, ci sei? Grazie Alessandro. Niente, figurati. Scusami per se mi sono tirato in avanti. E condivido il mio schermo. Allora, fermo la condivisione. Mi dai feedback se vedi... Sì, vedo Giuseppe, vedo... Okay. Mi senti bene? Sì. Ti sento perfettamente. Ok, allora, dal sondaggio fatto in ordine abbiamo Laravel come prima demo, poi pari merito Sirius Magento, poi Akeneo Strapi, o Strapi Akeneo, insomma, anche lì è pari merito. Dunque, concetto fondamentale, diciamo, delle demo di oggi, l'obiettivo è farvi capire che con un settaggio più o meno basilare si possono gestire una moltitudine di progetti. Quindi facendo un settaggio di Docker in un certo modo, si possono gestire, di fatto sono 5 tipi di progetto. 4 PHP e 1 Node. Quindi il discorso è, ad oggi, con il Docker di fatto risolvete il discorso del problema: ah, come faccio se ho più versioni PHP, se ho più versioni Node, quel progetto ha quelle esigenze e così via. Per fare questa cosa mi sono creato un mini progetto chiamato Docker DevBox, che in realtà è ispirato a un altro progetto che si chiama DevilBox. Che cos'è questa DevBox? In realtà è solo un Docker Compose con intorno alcuni script e alcune configurazioni maggiormente per PHP. Non riusciamo oggi a fare tutta la spiegazione, anche perché poi questa è una cosa che ho fatto io, ma non è detto che vada bene per tutti. Quindi l'obiettivo che mi fisso oggi è farvi vedere come fare tutte le demo con di base un solo progetto, cioè una sola, chiamiamola, configurazione. Partiamo. Allora, mi sono scaricato, l'ultima versione.
questo sistema io solitamente lo utilizzo anche per fare degli ambienti di test. Ora qui ho scritto staging, ecco perché ci sono due cartelle, perché magari può essere utile per fare delle demo al volo per i propri progetti. Torniamo qua. Allora, come ha spiegato prima Alessandro, tutte le immagini Docker, perlomeno i container che vogliamo creare con Docker, possono essere organizzate in modo più, diciamo, carino o in generale più comodo in un file YAML. In questo caso io ho creato un file con tutti i possibili, anzi, mettiamo adesso la presentation mode così leggete meglio. Ho messo in un file tutti i possibili servizi che possono servire. Quindi una parte per il PHP, una parte per Node.js, Database MySQL, Redis, PHP MyAdmin, eccetera. Ora, i Docker nazi, come dico io, mi fucilano perché ho messo due cose insieme, cioè la parte PHP e la parte web server l'ho messo in un'unica immagine per comodità. Sacrilegio! I puristi, i Docker nazi come Grabber nazi, mi dicono, i servizi devono essere separati. Ripeto, questo non è un ambiente di produzione, è un ambiente di sviluppo. Deve essere comodo per lo sviluppatore. Poi, per fare i test, c'è staging. Staging dovrebbe essere un clone di produzione, lì può fare tutti i staging. Questo deve essere comodo e rapido per fare il setup. Perché l'immagine, cioè il file Docker Compose è tutto commentato? Perché solitamente scelgo io quale servizio attivare, perché in base al tipo di progetto magari mi può servire o meno Redis, eccetera. Nel caso di Laravel mi serve solo la parte web. Altra cosa che magari per chi non lo sa, nel Docker Compose il container, diciamo, viene chiamato servizio. Ora, perché infatti qui c'è chiamiamola intestazione, adesso non so nemmeno come chiamarla questa parte qua, la parte del container sì, ha un suo nome, ma per utilizzare questo file c'è un altro software che si chiama Docker Compose. Il Docker Compose identifica i vari container come dei servizi, quindi qui lo chiameremo come servizio web. Il file è gestibile tramite un file di variabile d'ambiente, un file.env, che viene letto in automatico, dove io ho impostato alcune cose, tra cui, ne so, il nome del progetto, queste sono le immagini che andremo a usare, alcune configurazioni, che ne so, dei file condivisi. Nella demo che ha mostrato, che abbiamo visto con Alessandro, lui copiava dentro il container i dati che gli servivano. Invece, nei progetti, diciamo, di sviluppo, non copiamo i dati, ma li condividiamo, cioè come se fosse una cartella condivisa fra due computer. Non riesco oggi a spiegare tutto nel dettaglio, quindi eventualmente o facciamo dopo magari le domande se c'è tempo, oppure in generale mi potete contattare tramite, diciamo, social o riferimenti, poi mettiamo alla fine, su come funziona questa parte. Perché già solo la parte, diciamo, di web, cioè diciamo Apache più PHP, diventa abbastanza lunga da spiegare. Concetto fondamentale qual è? Si possono creare tramite la configurazione extra host dei link fra i vari container. Io imposto il networking, cioè la rete dei container tramite IP fisso, quindi decido io quali IP dare ai vari container, quindi come se fossero delle vere e proprie macchine, e non faccio lo sharing, cioè non condivido la porta del servizio con il mio PC. Quindi se io voglio andare nella porta 80 del container dove c'è l'Apache, devo selezionare, cioè puntare all'IP del container web.
Questo significa che se io faccio un VGET, oppure apro nel browser localhost, non si vede niente, perché non faccio lo sharing delle porte fra il container e l'host. Poi, per chi magari non è pratico in Docker, magari lo vediamo alla fine con le domande. Partiamo con la configurazione. Con il Docker Compose è possibile dargli un nome al progetto, gli dico Laravel. Questo qui è una variabile che ho impostato io per fare il virtual host, perché fra le varie configurazioni io decido anche come configurare, per esempio, il virtual host. E questo, ad esempio, è la document root del progetto. Questa, vabbè, è la versione SSL. Laravel ha la cartella public per la questione cartella pubblica, quindi imposto public. Qui ci sono le varie immagini Docker che uso. Per la maggior parte sono quelle, diciamo, del software originale, quindi, ne so, MySQL, Node, Redis, eccetera. Per la parte PHP più Apache mi sono fatto delle immagini custom. Quindi anche qui, purtroppo, non riesco a spiegare tutto. Diciamo che mi sono installato un Apache e la relativa versione di PHP. L'ultima versione di Laravel supporta il PHP 7.4 e MySQL 8. Quindi possiamo utilizzare queste cose. Per la demo in sé a MySQL magari non è detto che serva, ma ce l'abilitiamo. Questi sono i nomi delle immagini. Questo è il nome effettivo quando facciamo poi avviamo i container per dargli un riferimento. Qui io ho settato la cartella dove imposterò il progetto Laravel. Quindi dico, creo la cartella project, mi copio il percorso assoluto. In questo modo, questo percorso qui verrà condiviso dentro il container Docker. Ora, per velocizzare i vari task, mi sono fatto anche una cache per il Composer, e ho aggiunto delle cartelle extra che solitamente sono, per esempio, per immagini, eccetera, perché ad esempio io ho il PC a doppio hard disk e quindi metto dei volumi aggiuntivi. Stessa cosa per il container del backup, dove magari uno vuole fare un ripristino e quindi condivide la cartella del PC dove ci sono i backup dentro il container del MySQL. Range di IP che voglio fare ora, mi sembra che per il progetto Laravel ho messo 104, quindi io 172.16 è lo standard che dà Docker in Linux. Altra cosa importante, questa cosa funziona bene su Linux, su Mac sì o ni, dipende. Windows mai testato, ma probabilmente ci sono dei problemi. Quindi Mac e Windows non posso garantire. Linux sì. Questa cosa qua dell'IP si permette alle persone di poter impostare nel file host di domini custom, in modo tale che io, se scrivo ad esempio laravel.local, mi andrà nella Apache, db.laravel.local mi punta al phpMyAdmin, per esempio. Tornando al nostro Docker Compose, il discorso, per esempio, delle cartelle è mappato qua. Quindi per ogni progetto dentro il container io avrò sempre il percorso var www.html project, qualsiasi sia il nome. Ora magari questo è un po' fuorviante, facciamo così, cambiamo. Qui lo scrivo project Laravel, così vi faccio capire la differenza. Andiamo nell'env Laravel. Ok. Quindi decommentiamo i servizi che ci servono. Mettiamo MySQL. Vabbè, phpMyAdmin, tanto per così lo facciamo vedere. MailLog serve
per non utilizzare servizi SMTP esterni, ma avere tutto internamente. Poi qui magari lo possiamo vedere. Elasticsearch non ci serve, Grok nemmeno. Partiamo. Allora, mi posiziono. Adesso speriamo che si veda. Alessandro, scusa, si vede il terminale? Sì, io ti sto leggendo. Okay. È un pipilino piccolo, ma penso che dipende un po' anche dal pubblico. Anche io riesco a leggerti neanche troppo sforzato. Ok, magari faccio questo, dai. Sì, dai, va bene. Zoom. Laravel Docker Lock. Quindi io mi posiziono dove è il Docker Compose e adesso avvio tutti i servizi. Docker Compose app vuol dire avviami tutti i container, meno di farlo in background. La prima volta mi crea anche la rete. Quando faccio Docker PS o Docker Compose PS, qui capite la differenza. Il discorso di Docker Compose PS mi fa vedere quello che ho impostato io con questi valori qua. Composer project name e web server name. E è questo. Invece nel Docker PS me lo fa vedere qua come nome del container. Che vabbè, qui sarebbe nome servizio, qui è nome container. Nomenclature, ma va bene. Qui ci sono le varie porte attive nei vari servizi. Ma se adesso per esempio scrivo io localhost, non c'è niente. Se invece scrivo laravel.local, mi dice not found. Perché? Perché il web server punta a una cartella che al momento non esiste. Vogliamo fare un attimo giusto un test, public. HTML, test. E mi trova la cartella test. Questo era giusto per farvi capire lo sharing della cartella. Ora, in Linux, quando noi entriamo nel container, si entra sempre come utente root. Quindi se vogliamo entrare dentro un container, dobbiamo scrivere docker compose exec, il nome del servizio, quindi in questo caso web, e il terminale, quindi o la bin bash o la bin sh. Possiamo scrivere bin bash o anche semplicemente bash. Entriamo come root. Se io adesso però creo un file dentro il container come root, nel mio PC me lo ritroverò come root, uguale. Quindi per far evitare questo, io devo entrare nel container con lo stesso utente che ho nel mio PC. Siccome il comando è sempre, cioè bisogna inserire il menu U e lo user ID del proprio utente, mi sono creato un piccolo script in modo tale che io ogni volta non me lo devo scrivere a mano questa roba. Quindi io scrivo bin shell web, che di fatto è questo qua, è questo file qui. In questo modo, quando entro nel container, entro come utente www.data. Se creo un file, mi viene creato non come root, ma come utente normale. Questa premessa poi, vabbè, lo faccio adesso, per gli altri progetti poi non serve, ma solo per più o meno per farvi capire. Devo andare un po' di fretta, se no non riesco a far tutto, e in ogni caso comunque è registrato, quindi ve lo potete guardare con calma. Ora, andiamo a creare progetto Laravel. Come si fa da Composer? Riprendo il comando, il create project. Composer create project, Laravel, vabbè, qui example app, tanto poi dopo lo dobbiamo risistemare. Ok, allora andiamo un attimo qua. Anzi, prima devo stoppare un attimo i container. Cosa succede? Siccome io fra il container e il PC
condivido la cartella di progetto e il Composer non mi crea il progetto dentro una cartella che già esiste, o perlomeno con Docker insomma fa un po' di fatica, io creo il tutto nella stessa cartella di progetto. Stoppo adesso i container. Questo si fa solo la prima volta, eh? Prendo la cartella, la tiro fuori, questa si chiama Project Laravel, la cancello e poi la rinomino. In questo modo ritorno come al punto iniziale e dire ok, questa cartella che è condivisa qua, adesso contiene il progetto Laravel. Ritiro su i container. Rientro nel container. Ah, forse lì non si leggeva. Magari facciamo qua. Shell web. Mettiamo un po' più in mezzo. E adesso ho un progetto Laravel nuovo. Quindi se io scrivo PHP Artisan, che è la build console, ho tutta l'installazione. Lato invece web server, quindi se voglio verificare la cartella public, ho impostato il file host adesso, ok, ho impostato nel file host laravel.local che punta al mio container, quindi quando faccio un F5 adesso mi dà la pagina di default di Laravel. In questo modo, perché uso questo modo e non la condivisione fra della porta, anzi la, sì, chiamiamola condivisione della porta, in modo tale che se scrivo 127.0.0.1 mi doveva dare il progetto Laravel. Con questa modalità, con il file host, è più facile gestire progetti multipli che magari comunicano fra di loro, perché non ho il vincolo delle porte bloccate nel PC, ma posso dire due progetti che comunicano fra di loro e non devo starmi lì a scervellare con le varie porte. Quindi ecco che un setup di un progetto Laravel può essere fatto in questo modo. In aggiunta io solitamente mi creo un sistema di provisioning, cioè di configurazione delle macchine. Cioè gli posso dire, guarda, che per il container, quello web, voglio applicare delle mie personalizzazioni con, che ne so, PHP SS 7.4. E gli dico, che ne so, l'Xdebug, configurazione Xdebug, oppure non lo so, il date time, qualsiasi cosa che volete aggiungere. Quindi io che cosa ho? Ho uno script generico dove dico per ogni tipologia, solitamente la web o il database, magari per il ripristino, per creare il database, lo decommento e gli dico ok, questi comandi me li devi seguire come root, tipo voglio installare Nano o copiare delle impostazioni. Nel DB voglio che mi crei il database Laravel e basta. Quindi io eseguo provision, docker provision, questo qua, per esempio per mettere le impostazioni PHP e crearmi il database. Mi sono dimenticato, vabbè, di commentare questo. Sono dei permessi aggiuntivi all'utente base che mi crea MySQL qua. Qui. E lo possiamo rilanciare. Al massimo non mi fa nulla. Ok, adesso si riavviano. Se adesso scrivo db.laravel.local http, mi apre il PHP MyAdmin e mi ha creato il database Laravel. Ecco che per eventuali progetti già esistenti magari posso aggiungere dei task qua nel provisioning del web, dire, che ne so, lanciami le migration, fai qualsiasi cosa. E in generale
le due cose sono separate, cioè questo solitamente il progetto ha un suo repository e la macchina Docker ha il suo repository, in modo tale che voi avete il progetto staccato dall'ambiente, cioè se avete un team con Mac, Linux, ognuno ha la propria configurazione. Però rimane una configurazione specifica per singolo progetto. Quindi per Laravel, ecco, questa è la configurazione che possiamo fare. Adesso vi faccio vedere, ad esempio, non lo so, Silius e Magento sono allo stesso modo, vabbè, possiamo passare magari a Magento che può interessare più persone, poi faremo anche Silius. Questa macchina adesso la distruggo. Docker Compose Down distrugge le macchine. Stop invece le spegne. Immaginatevele sempre come macchine virtuali. Ora non è proprio macchina virtuale, però nella testa se ve le immaginate come macchine virtuali con un IP è più facile magari da capire. Allora, parte Magento. Stessa cosa. Riprendo la mia configurazione. La copio. Tolgo la presentation mode perché ok, me l'ha aperta un altro monitor, questo lo tolgo. Ok, stesso procedimento di prima. Questo per esempio può essere molto comodo se dovete fare dei test. Se volete fare dei test con le vostre impostazioni. Dunque, progetto, questo è Magento. Magento.local. Dunque, l'ultima versione di Magento, la 2.4, supporta PHP 7.4 e MySQL 8. Ah, non avevo fatto vedere il discorso project. Comunque, vabbè, qui ci scrivo Magento, magari lo vediamo qua. Copiamo il percorso. Composer cache. Anche qui, indirizzo IP per Magento, avevo previsto il 107. Ok. Ah, sì, mi sono dimenticato di decommentare, quindi cosa ci serve? Magento 2 ci servono un po' di cose, quindi vabbè, PHP e web server. MySQL per il database. Servirebbe anche Redis, vabbè, ma nell'installazione non lo mettiamo, vabbè. Mettiamo un PHP MyAdmin eventualmente per fare il check. Anche Mailog. Elasticsearch obbligatorio per l'installazione, altrimenti non funziona. Ok, avviamo i servizi. Entriamo nel container. Anzi, qui forse lì non si legge niente. Allora, un attimo che prendo. Per Magento il discorso qual è? L'installazione tramite Composer richiede delle chiavi
perché i pacchetti sono nel loro repository, quindi serve chiamiamolo un utente password per poterli scaricare. Riprendo il comando del composer install dell'open source, install directory, questo. Quindi composer create project, il loro repository, perché non è su quello su GitHub, non è quello da dove si crea il progetto, e lo creo nella cartella slash mage. Infatti, ecco che vi chiede l'utente password. Un attimo che adesso li riprendo. Ok. Salviamo le credenziali, ok. Ad oggi molti, nel frattempo insomma che aspettiamo, molti software, CMS, insomma quello che sia, offrono già un sistema dockerizzato. Lo vedremo poi eventualmente. Sì, anche Laravel mi sembra che lo fa, però è tutto un sistema loro, quindi se te lo vuoi personalizzare diventa sempre un po' un casino. Io l'ho reso abbastanza generico proprio perché voglio essere portabile fra i vari CMS, magari, o framework o quello che sia. Adesso ci metto un po' a fare l'estrazione archivio. Ok. Composer terminato. Io adesso devo fare il discorso di prima, cioè portare alla cartella principale il progetto Magento. Sempre meglio stoppare il container quando si spostano magari i volumi, quindi questo me lo porto fuori, questo lo cancello e qui scrivo Magento. Come dicevo prima, nel mio PC ho la cartella, si chiama Magento, se entro nel container ce l'ho sempre mappata sotto pvd var html project. Questo è molto comodo quando devi fare degli script uguali per più progetti, così ogni volta non devo stare lì a diventare matto a dire ma dentro il container come si chiama questa cartella. Ok, Magento 2.4 o in generale dalla 2, non mi ricordo, 2.0, anche la 2.0, 2.1, possiamo fare l'installazione direttamente da riga di comando, anzi dalla 2.4 solo da riga di comando. E un attimo, riprendo lo script perché è veramente lungo da configurare, se no che lo riporto qui. Allora, ora non tanto perché Magento lo fa in questo modo, in generale se io voglio specificare l'IP o diciamo il container del database, quindi il DB host, noterete qui che c'è scritto MySQL Server. Uno dice ma come faccio? Cioè perché c'è scritto MySQL Server? Perché per ogni macchina, anzi più che altro nella macchina che mi serve, che è quella web, tramite il discorso extra host io posso fare
il mapping nel file host tramite, diciamo, nome che dico io e IP. Quindi quando io vado dentro al container e cerco il file etc host, ho già precompilato il fatto che l'IP del container MySQL è mappato come MySQL Server. In questo modo, anche qui, per ogni progetto, non devo starmi lì a cercare l'IP specifico del container, ma ce l'ho già mappato. Anche qui, stessa cosa di prima, uno può dire, ah vabbè, ma se tu condividi la porta 3306, puoi scrivere 127.001. Molto comodo per il discorso progetti multipli. Capitano spesso che hai più cose separate, io non voglio ogni volta diventare matto con gli IP, con le porte che si accavallano. Comunque, questo è il comando, diciamo, che ho precompilato. Stessa cosa per Elasticsearch Server. Ora, vabbè, la URL è chiamata magento.local. Invio, e che cos'è che non gli piace? Database Magento non esiste. Ah, giustamente me l'ero dimenticato. Quindi anche qui. Creo il database Magento con il mio script di provisioning. Potrei fare anche a mano, però vabbè. Questo è più, diciamo, come demo. Stanno riavviando, ok. Vabbè, ricopiamo il comando perché so che fine abbia fatto. E ritentiamo. Ok. Ora, nel mentre si installa, configuro il web server Apache, la cartella pubblica per Magento è /pub/. Ora metto anche l'SSL, ma in locale non serve. Finita l'installazione, poi riavvierò il container. Mentre che installa, magari vi dico qualche cosa in più. In alcuni casi, come per esempio la configurazione PHP, sono file che vengono copiati. Perché? Perché sono, altrimenti io mi dovrei qua copiare tutte le impostazioni PHP e poi abilitarlo, oppure metterle qui e abilitarle in ogni caso. Quindi sono file che vengono copiati tramite gli script qua di provisioning. La cartella invece del web server è condivisa. In questo modo qualsiasi modifica faccio lì viene presa direttamente dal container. Questa roba qua la potete trovare nelle condivisioni qua. Questa per esempio è la condivisione del web server, questa è dove ci sono i progetti, condivisione del composer per esempio per la cache, perché altrimenti il PC vi si riempie subito. Condivisione anche della cartella utente, magari può servire. Poi vabbè, io ho messo delle impostazioni per l'xdebug, il discorso postfix, così se utilizzate il servizio, cioè delle chiamate email, vi vengono rigirate al servizio maillog. Insomma, ho fatto un po' di personalizzazione. Stessa cosa per avviare il servizio web come il mio utente, per il discorso di permessi. Molte cose a livello sistemistico non vanno bene in produzione, è importante questa cosa. Questo è solo per sviluppo locale, quindi questa immagine non andrebbe usata in produzione o ambienti pubblici per molto tempo, cioè solo per demo veloci. Installazione effettuata, adesso riavvio i container perché ho cambiato la impostazione del web server. Magento.local ancora non è ripartito. Ok.
Leggerino. Con i suoi tempi si carica. Probabilmente. Anche perché, vabbè, è modalità sviluppo, quindi deve fare tutto il discorso compilazione del template, eccetera. Sì, forse ce la fa. Vediamo. Pub static. Home page si sta caricando. Ok. Admin. Questa poi, questa è la chicca che vi voglio far vedere. State sviluppando in locale. Ok, l'installazione con il comando di installazione è stata scelta un utente e un password che era admin 123. Però cosa hanno fatto? Hanno messo obbligatorio l'autenticazione a due fattori. Quindi uno che deve fare o la disattiva o se no teoricamente doveva avere il sistema per ricevere un'email. Quindi vabbè, questo vabbè giusto per chi magari è più interessato alla parte di Magento. Andiamo nel modulo, uno lo disattiva e pace. Simpaticissimi. Sì, è stata un po' contestata questa cosa. Sì, voglio vedere. Voglio vedere. Però l'hanno bloccata per le versioni enterprise, insomma la commerce. Se tu lo disattivi in produzione, perdi la licenza, cioè perdi la garanzia, insomma l'assistenza. Chiamala come vuoi. Addirittura. Quindi uno dice, beh, grazie. E l'altra cosa che non hanno fatto è, cavolo, perlomeno per lo sviluppo locale prevedete un qualche flag, un qualcosa. No, te lo devi disattivare. Vabbè. Poi c'è un plugin che in automatico fa cose. Questo si chiama Composer. Adesso non mi ricordo il nome. Però vabbè, una volta che finisce qua nell'admin potete entrare. Attenzione poi eventualmente se committate il config PHP perché altrimenti disattivate anche in produzione. E anche qui, vabbè, con i suoi tempi. Nel frattempo, prossimo è Silius. Vediamo Silius. Di base sia Silius che Akeneo, che sono i prossimi due che andremo a vedere, sono su base Symfony, quindi praticamente vedrete che l'installazione è identica per quanto riguarda magari lo stack. Vabbè, poi sono due cose diverse, però la configurazione bene o male è la stessa. Ok, questa è la parte Magento con sempre qualche errore all'inizio e passiamo a quello successivo. Ricordatevi sempre di spegnerle, altrimenti con tutti i container attivi il vostro PC muore. Dopo è veramente un problema. E non vi sbagliate fra stop e down. Down li distrugge, stop li spegne, cosa che magari all'inizio qualcuno si sbaglia. Ok, facciamo Silius. È sempre quella, le cose. Quindi spero che non vi stiate annoiando troppo, però. Intanto creiamo cartella Silius qui. Open. Ovviamente me lo apre la finestra sbagliata. Progetti li avevo già fatti, se qualcuno si sta chiedendo che sto facendo, è perché non mi posso ricordare a memoria tutte le impostazioni. Allora,
Con Silius prendiamo PHP 7.4 anche qui. MySQL 8. Ah, altra cosa importante, ovviamente questo nelle demo non lo faccio, vabbè, non è per rapidità. Nei vostri progetti ovviamente andrebbero cancellate le cose che non vi servono, cioè le potete anche tenere, però se per esempio è un progetto puramente PHP, la parte node la potete togliere, oppure se non vi serve Elasticsearch lo potete togliere. Se no vi ritrovate troppe cose magari che non servono. Rimettiamo la cartella del progetto, la cache. Partizioni extra. Per Sirius l'IP 106. 106. Ok. Cosa ci serve per Sirius, insomma, di base? Vabbè, PHP e web server e MySQL. Diciamo per l'installazione. Ok, adesso mi riprendo il create project che non mi ricordo mai. Quei comandi che dai 2 volte l'anno. Sì, perché lo dai Vero? solo all'inizio Sì, vero. progetto. Guarda, tu non hai idea di quante volte io l'Artesian Generate Key me lo vado a cercare su internet. Ogni volta. Ah, ok, qui per esempio dice, attenzione, c'hai problemi di memoria nelle impostazioni, voglio un po' più di RAM. Quindi devo andare a mettergli questa impostazione qua, memory limit 3 giga. Quindi eseguo il mio provisioning, gli dico. Ok, non si vede nessun output, in realtà ha fatto la configurazione, ha copiato i file del PHP e ha fatto il restart. Quindi non so se ha qualcosa creato, ma bene a riniziare per sicurezza. Scusa se faccio un escursus intanto che compila, faccio una domanda io. Vai. Io ne sento parlare molto bene di Silius e noto anche che diversi progetti li fai partire con Apache. Io Apache l'ho abbandonato molti anni fa, ma per piacevolezza, diciamo, più che per necessità stringenti, alla fine andava bene anche. Tu cosa fai di solito? Allora, nel server magari va bene Nginx, in locale per rapidità. Lascio Apache perché c'è l'HTAccess molto spesso nei progetti, quindi non mi devo stare a fare la configurazione. Ora, nello specifico, per esempio, Sirius avendo Symfony non ce l'ha l'HTAccess, ti dice fai riferimento alla configurazione Symfony, quindi o configuri il web server o ti scrivi tu il tuo HTAccess. Dopo te lo faccio vedere. Però no, in No, locale. no, beh, volevo interromperti, era solo visto che No, stavo tanto aspettando, una adesso curiosità, lo stiamo vedevo. aspettando. Lascio Apache per comodità, poi dopo, per carità,
Poi sono scelte più tecniche quando è in produzione, magari Nginx è più veloce, però anche lì, magari per comodità di stack, uno sceglie Apache anche per via delle installazioni, oppure che dici no, non voglio gestire le rewrite da server, ma le voglio gestire lato codice e quindi metto nell'htaccess, o perlomeno lato file che lo sviluppatore può modificare. Certo. Ora, nonostante usi la cache, c'è sempre un sacco di tempo da aspettare. Vabbè, questa è più estrazione. Adesso forse perché ho sia la condivisione schermo sia la webcam, allora sta macinando un po'. Tanto per farvi capire quello che ho, 8 core, 16 giga di RAM, di cui 8 occupate. Questo è un i7. Così vi avete anche un riferimento, magari. Io sono passato a tutto AMD. Ah, è un portatile questo. Soprattutto, sempre in virtù dell'hipster development. sui portatili però ce ne sono di meno, magari Eh ultimamente. sì, è più ristretto. Però a mia moglie sono riuscito a comprargli un portatile Ryzen prima che sparisse. Ok, magari qui, vabbè, per via del carattere grande si legge un po' male. Allora, ah, che qui stampiamo e spostiamo la cartella. Perché adesso ce l'ho dentro Acme e non mi sembra il caso. Ok. Un po' di refresh. Allora, come dicevo, Sirius Bus e Symfony, quindi l'env file funziona proprio come Symfony. Vogliamo fare la nostra connessione al database MySQL, creiamo un env.local. E per esempio, io per comodità adesso il database lo creo io. Potrei farlo fare da Doctrine, ma glielo dico io così, perché oggi la facciamo così. Connessione al database, utente local, password local, perché è quello che ho impostato io qua. Attenzione al discorso MySQL 8 con Legacy, ci sono un po' di problemi, ma diciamo queste nuove così funzionano bene. MySQL Server e il database l'ho chiamato solo Sirius e basta. Ok. Se vogliamo, per esempio, voglio lanciare solo questa qui del DB provisioning e dico eseguimi quel task là. Ok, mi ha creato il database. Adesso facciamo l'installazione. Bin console Sirius install. Non stiamo a un'ora? Sì. Cosa? Scusa, siamo a un'ora? Ah, di più. Siamo alle 8:30 quasi. Ok. Allora, Sirius fa un check dei requisiti e ti dice: guarda che devi impostare il date time zone. Quindi nelle impostazioni PHP devo mettere questo di default. Quindi rieseguo un'altra volta il provisioning. Ok. Riavvio così mi prende le impostazioni.
Ok, install. Access denied. Ecco, questo è il problema che vi dicevo prima. Siccome c'è l'immagine Docker di MySQL, quando creo l'utente può avere problemi lato PHP, dipende da come si utilizzano le varie librerie. Quindi in questo caso, ad esempio, cosa si fa? Non basta lasciare che l'immagine Docker, che il container in generale vi crea l'utente, bisogna dargli dei permessi aggiuntivi. Quindi io che faccio? Nel mio provisioning aggiungo il fatto che gli do dei permessi in più, diciamo, a livello globale. Adesso un attimo che ricontrollo. Sì, questo qua. Perché altrimenti in questo caso non me lo legge. Ok. Ok, vedete, in questo caso dandogli dei permessi aggiuntivi riesce a fare tutta l'operazione. Probabilmente è dovuto al fatto che io non mi collego come localhost, ma da tutti gli host, insomma, percentuale. Ok, vabbè, nella installazione dice vuoi cancellare tutto? Sì, perché è la prima installazione, quindi è tutto pulito. E ci metteremo anche, mi sembra, non mi ricordo se mettiamo i prodotti di test o meno. Cioè, ovviamente faccio installazioni pulite, però dipende. Ecco, mettiamo example data, sì. Dunque, ci è rimasto Strapi, facciamo veramente rapido, magari visto che è al pari con la Kenea, Kenea me lo lascio per ultimo. Vabbè, qui utente, password, mettiamo a caso. Ok, nel failhost l'ho impostato, silius.local. Quindi http silius.local e mi dà questo perché non ho impostato il web server, quindi devo andare qui / public. Ok, adesso si riavvia. Altra cosa importante, non si avvia subito quando fate Docker Compose App, non è che si avvia subito, va in base alla vostra macchina, quindi magari ci metto un po'. Template, perché si vede così il template? Perché non l'ho compilato con il discorso Webpack. Ecco perché il discorso non me lo ricordo mai a memoria. È sempre bene seguire la guida. Un attimo che riprendo la mia demo, così ce l'ho tutto pronto. In questo caso dovremmo seguire dei comandi node. Io ce l'ho la mia immagine node. Node rispetto magari al web server, ad Apache, non rimane in background, lo eseguo e si chiude. Quindi questa è l'impostazione dove voglio eseguire i comandi. Io voglio eseguire yarn install e yarn build, che sono Node.js task. Quindi io prendo questo e lo seguo. In
in alcuni casi per rapidità, questo lo vediamo soprattutto con Akeneo, siccome loro hanno creato un file dove lanciano tutti i comandi, è impossibile spezzettarlo, a meno che tu non te li faccia a mano. Impossibile spezzettare tutti i comandi nei vari container, quindi si è costretti a installare ad esempio l'npm nella macchina dove c'è il composerist, cioè nella macchina web, nel container web. Quindi lì, per comodità di sviluppo, si installa tutto lì dentro, piuttosto che avere il container separato. Ok. E infatti adesso si vede bene sia front-end che admin. Ok, poi passiamo a... facciamo strappi, dai. Strappi è molto semplice. Allora, apriamo progetto, che ovviamente uno apre sempre una finestra sbagliata. Ecco, adesso il PHP Storm che chiede perdono, che non ce la fa. Anche qui mi prendo già quella fatta per sicurezza, per strappi, vabbè, è più facile perché serve Node.js per partire, di base inizia con SQL Lite, quindi non serve il MySQL, per fare proprio la demo, ci serve Node 14 e basta. Copy path, cache il composer non ci serve perché è node. Non ho fatto il discorso cache node, vabbè, per mancanza di tempo, perché ho progetti PHP per la maggior parte. Purtroppo li dovete compilare i campi, o perlomeno svuotare se non sono scritti correttamente. Come servizio prendiamo node, questo, e gli IP, IP 108. Ok. Allora, vediamo insieme il discorso strappi install, come si fa. Vabbè, lo facciamo con yarn. Allora, per eseguire i comandi node, mi sono fatto anche qui uno script, o node, insomma npm, yarn, quello che sia, quello qua, yarn, docker compose run meno rm, perché sono container che si avviano e si distruggono, si avviano e si distruggono. In questo modo non ho lo storico, non mi si riempie la macchina. Meno u è l'utente da eseguire, cioè dentro il container voglio eseguire l'utente node, servizio che si chiama node.js, quindi questo, e poi il comando yarn, e così, e questo è prendimi tutti i parametri successivi. Il tutto viene eseguito nella cartella mappata qua project, quindi bin
Yarn, adesso ovviamente questo lo levo, create strappy app my project eccetera. Anche qui adesso me lo crea in una sottocartella che poi sistemeremo. Dove è andato a finire? Un po' lunga demo, purtroppo non, se sapevo qualche barzelletta magari la raccontavo nel frattempo. Io le ho, ma non le posso raccontare. È nell'attesa, perché le demo, ecco queste qui, fai il composer install e aspetti, fai npm install. La prossima volta broadband sì. 10 gigabit e tera di RAM. Ah, quando fai condivisione webcam, cavolo, ti prende un sacco, perché poi è online, prende sia banda che ovviamente CPU e RAM. Non so, eventualmente vediamo se non si vuole vedere la demo di Lakenev e vogliamo vedere le domande, se ci sono. Sì, forse è il caso di... cioè quella la tronchiamo, perché sennò non facciamo in tempo. Se no sì, cioè abbandonati in troppi dopo, dai, ho rotto le scatole. No. È che avevo promesso, ho un parte della colpa anch'io, mi sono dilungato almeno 8 minuti in più del previsto. Vabbè, io ecco, sono tanti, cioè 5 installazioni, insomma, inizia a essere un bel po'. Poi in questo caso, come di fatto, ecco, una volta fatta l'installazione è finita, cioè Strapi si configura così, fai il create project, cambiamo la connessione, insomma, all'IP o la porta e poi è pronto. Ah, nel frattempo lo configuro e ho creato il sistema in modo tale che dove sta qua nel Docker Compose gli posso dire il comando di avviare in background. Normalmente lo sviluppatore Node dovrebbe scrivere npm run build, insomma da riga di comando gli si avvia tutto quanto, diciamo, l'ambiente di sviluppo. Io l'ho fatto in modo tale che lo fa in background, quindi quando ho Strapi bisogna lanciare npm Strapi develop, io glielo faccio lanciare in automatico npm run in background, così non ce l'ho sempre attivo. Se chiudo il terminale continua ad avercelo. Questo per esempio è molto comodo, perché se no si chiude il terminale, vi si stacca e dovete rilanciarlo un'altra volta. Ok. Allora, facciamo anche qui. Cambiamo. Quindi io qui cosa faccio? Docker compose app meno di, anzi faccio vedere app così non lo lascio in background. C'è una variabile, non una variabile d'ambiente, il file delle variabili dove posso impostare la porta e l'IP. L'IP che andrò a impostare è quella del container node. In questo modo, invece di scrivere localhost eccetera 1337 quello che sia, io scrivo strapi.local
nel browser, sì. C'è un paio di domande dopo se vuoi. Sì, dai, tanto ecco, questo ho fatto. Se non mettete il -d nel Docker Compose, ecco che vi fa vedere tutti i log, di fatto. Se io scrivo strapi http strapi.local, ecco che non dovete scrivere la porta 1337, ma vabbè, questa è la prima via di far creare l'utente. Per chi non lo sapesse, Strapi è un sistema, diciamo, CMS, backend headless. E questa è la configurazione. Ora ci rimane poco tempo, quindi passiamo alle domande. Faccio, ti giro un paio di domande. Allora, Riccardo domanda, come condividere un file o una cartella tra due container Docker senza condividerla anche sul host fisico, dove girano i container? Ok, cartella specifica. No, mi sa quello non lo puoi fare. Ma mi viene a me, so, se posso intervenire, a me viene in mente questa cosa. Con Docker è possibile fargli generare dei volumi con nome. Cioè, se c'è Docker volume create col nome che vuoi, chiaramente un nome per lui registrabile, quindi con underscore senza spazio o altro. Lo si definisce questo e poi gli si fanno montare sulle cartelle distinte. Cioè, infatti, però dici, passi per l'host, cioè il discorso è... Beh, si passa sempre per l'host, però, cioè, passare per l'host, per non passare per l'host è sostanzialmente impossibile per come è strutturato Docker, nel senso che Docker, se vuoi dirlo te, se no... va bene, a parte la struttura, ora... Il discorso qual è? Immagina che sono come se fossero due macchine, faccio la più versione sempliciotta, sono due, come se fossero due server, come condivido una cartella fra i server? O installo dei servizi di condivisione, o se no non ho altro modo se non passare per l'host quando ho Docker, ma ammettendo di avere due server, se io ho due server, come condivido una cartella? Con l'NFS magari, quindi se io su un container ci metto l'NFS, condivido questa cosa. Ecco che però viene meno il discorso dei container. Cioè, la logica era un container, un tipo di servizio. Se un container ci installo tutto, quello è un server virtuale. Sì, io se posso chiudere quello che dicevo prima, Docker si basa su UnionFS e sull'UFS. Quindi l'UFS lavora con i file su disco. Quindi se io vado a... comunque a creare un volume che dopo condivido tra i due, allora io sostanzialmente nella mia cartella di lavoro non lo vedo, è come se non ci fosse perché è creato da Docker in una sua locazione dove poi lui ti condivide, però fisicamente sul disco quella cartella esiste sul tuo host, ma esiste semplicemente perché Docker funziona così utilizzando l'UFS. Cioè se, magari se vuoi, tu stai ancora condividendo nel... Sì, un attimo. Video. Allora, possiamo eventualmente stoppare la registrazione, le domande così se vogliono... Ah, giusto. Andare. Alessandro, se puoi chiudere la registrazione. Ok, adesso la chiudo. Perfetto, grazie. Grazie a tutti.